Comunque, il Chia Pudding è semplicemente semi di chia e latte, solitamente si utilizza latte vegetale. E praticamente basta unire 15 g di semi di chia con circa 100 ml di latte, lo lasciate riposare in frigo, dopo un'oretta andate a mescolare e poi lo lasciate tutta la notte in frigo. E poi la mattina vedrete insomma che hanno assorbito il latte, i semi di chia e hanno creato questa specie di budino. Mi raccomando, metteteci comunque un po' di dolcificante, del miele, zucchero oppure qualcosa in gocce, così diventa molto più buono, almeno prende sapore. E poi sopra ci potete mettere tutto quello che volete. Io ci ho messo un po' di muesli crunchy e frutta, e poi ho creato una cremina con le proteine in polvere, perché appunto l'apporto proteico se no non c'è, quindi usate le proteine in polvere, oppure a parte potete aggiungerci anche dello yogurt madre. L'ho fatto anche a mia mamma, le è piaciuto tantissimo, vero? Ti è piaciuto tantissimo, vero, il Chia Pudding? Insomma. Beh, si lamenta che non le preparo le cose, glielo preparo e fa che bello il Chia Pudding! Un'ottima colazione che potete fare anche voi. Che difficoltà. È andata a fare una visita dall'oculista, fai vedere le tue pupille, vieni, no. vieni qua! Pupille da gatto, tonde. Ecco. Peggio di Yuki. Ma ti sembra che io adesso debba venire fuori con una roba del genere? Beh, se vai. Lo faccio anche io. No. Io ce l'ho molto meno dilatate. Yuki prende il sole e fa le fusa. Siamo al giorno dopo, oggi è giovedì 14, sì, e ho appena finito una consulenza. Allora, io vi ho un po' accennato per quello che sto facendo e sto intraprendendo un nuovo cammino per quanto riguarda più che altro l'alimentazione, dato che mi appassiona tantissimo. Sto facendo pratica più che altro. Quindi se volete maggiori informazioni sulla questione, già un po' su Instagram ho lanciato la cosa, mandatemi un'email, questa qui è la mia email, la trovate anche sotto in info box, e mandatemi un'email se volete maggiori informazioni. Ancora non voglio parlare troppo di quello che sto facendo, perché voglio prima essere sicura di iniziare a fare tutto per bene. Devo dire che mollo sempre un po' le cose a metà quando vedo che io ho bisogno di soddisfazioni subito iniziali, per cui ne sto avendo. Non tanto per questioni economiche, ma più che altro perché parlo di cose che mi piacciono davvero tantissimo. Cosa fai, Yuki? E questo lunedì abbiamo fatto 3 mesi con Yuki. Ma sono già passati 3 mesi. In realtà mi sembra una vita che sia con noi. Oh, amore, si sta tutta distendendo. Comunque, allora, adesso sono alle 11, tra poco mi vado ad allenare. E niente, questa settimana sto finendo la sesta settimana del programma e la prossima settimana faccio una settimana di pausa, perché per mantenere alta la motivazione e non smettere di allenarmi mi piace prendere ogni fine programma una settimana di pausa. Questo mi aiuta a mantenere tantissimo il focus, ne ho parlato anche su Instagram proprio in questi giorni, e quindi insomma prossima settimana polleggio totale. Muore! Sono successo un bordello di cose ieri, praticamente è saltato internet, non andava più. Sono arrivati i tecnici di Fastweb. Poi dopo cosa è successo? Aia! Stavo mettendo a posto la ciabatta sotto il PC, stavo rimettendo a posto i fili e mi si è un attimo ribaltata la ciabatta e cioppata. Pum! Saltata la luce tutta casa e anche al sesto piano, non so se per colpa mia, però vabbè. Accidenti. E però ho visto non una fiammata, però ho visto un lampetto di luce nella ciabatta, ma in realtà poi funziona, quindi non ho capito bene il perché, non è successo niente. Poi ho visto sto pum e ho sentito proprio uno scoppiettio. Allora, mio padre quel giorno mi voleva ammazzare e niente, perché pensava fosse colpa mia anche il fatto che non andasse più internet. Ovviamente è sempre colpa mia, sempre. Ah, ecco cosa volevo farvi vedere, ho fatto le unghie. Mi piacciono molto, non ho mai fatto delle unghie così. Le ho trovate su Instagram, più o meno simili così. Allora sono andata alla ragazza che mi ha fatto le unghie e ho detto, ma riesci a farmi sta cosa qui? E lei fa,
Ok, ci proviamo. Io mi sento sempre in colpa a far fare certe cose alle persone. Non sono una che si fa tanto le unghie, non mi piace sputtanare i soldi così. Però ci sono poche gioie, devo dire, in questo ultimo periodo. E non sto spendendo soldi per nulla, se non per il cibo. Shopping non ne faccio più, non vado più fuori da nessuna parte. L'unica gioia che mi è rimasta di spendere soldi. Vabbè, meglio non spenderli. Però beh, è la seconda volta che mi faccio le unghie e l'ho fatta a dicembre, per Natale. Ma voglio provare a farmele fare un po' più spesso perché ce le ho molto molto fragili. E magari curandole un po' di più, mettendoci il semi permanente, riesco a farle crescere un po' di più, non lo so, perché io vado sennò sempre a togliermele via, già si spezzano per i fatti loro. Però insomma sto facendo questa prova. Ci vediamo dopo. Hello. Di avervi tenuto compagnia come sempre. Se volete lasciarmi un messaggio, qualche domanda, qualsiasi cosa, scrivetemi nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione.